Ciao ragazze, questo è un video tag su cosa c'è nella mia doccia. Prima di passare a farvi vedere i prodotti che ci sono, vorrei salutare tanto Chiara BCD che mi ha dato l'idea di fare alcuni video tag. Iniziamo con questo che è il mio primo. E ho deciso di farne uno particolare che è cosa c'è nella mia doccia. Bene, vi faccio vedere subito i bagnoschiuma, scrub e prodotti per i capelli che io normalmente utilizzo quando mi faccio la doccia. Bene, iniziamo subito con i miei bagnoschiuma. Allora, ultimamente sto usando molto questo qui dell'SBC al gelsomino. Devo dire che mi piace. È una fragranza che mi rilassa quando mi faccio la doccia. Poi è molto schiumoso e non secca la pelle. E quindi questo è il mio bagnoschiuma, ma non è il solo, perché mi piace cambiare. Poi, altro prodotto che ho nella mia doccia è questo scrub per il corpo al mango che ho preso da Douglas. Devo dire che questo scrub mi piace l'odore, però trovo che i microgranuli che sono contenuti all'interno di questo bagnoschiuma graffiano la pelle, quindi ne ho usato per adesso solo un po', ma penso che non lo ricomprerò più. Poi un altro bagnoschiuma che mi piace è questo qui, questo gel doccia della Biblos. Continuando nella mia doccia troverete le creme corpo. Faccio vedere questa qui della linea Ortigia Sicilia, è alla fragranza di ambra nera. Contiene all'interno tutti i prodotti naturali e viene prodotto in Sicilia. Ed è questa qui, guardate che bella la confezione. La fragranza è molto forte, quindi la consiglio a chi ama a chi ama i profumi intensi. Ed è questa qui, applicato sul corpo, devo dire che mi piace perché non c'è bisogno che mettete il profumo, per tutto il giorno rimarrete belle profumate. Poi, non è finita qui. Cosa c'ho? Ho questo gel dell'SBC, che è un gel al collagene per face and body, quindi per viso e corpo. E devo dire che non mi piace particolarmente tanto applicarlo sul corpo e quindi una volta finito non lo prenderò più. Altra crema che utilizzo è questa della idrata la pelle in maniera eccezionale. Altro invece, altra crema che trovate nella mia doccia è questa qui, che è la stessa del bagnoschiuma della Biblos nella fragranza cielo. Questa devo ringraziare la mia amica Adri che me l'ha regalata e che mi piace particolarmente tanto. Per quanto riguarda invece i capelli, nella mia doccia tengo questo shampoo che l'ho preso da Limoni, che contiene cheratina, ma che ragazze non vi consiglio, non mi piace per niente, non lava bene i capelli, quindi una volta finito, e manca poco finalmente, non lo ricomprerò più. Invece mi trovo bene con questo shampoo, quindi faccio uno shampoo con questo qui,
E poi diciamo un altro shampoo con questo per avere i capelli come li desidero io. Altri prodotti che uso mentre sono sotto la doccia sono questa buonissima maschera all'olio di argan. Mamma ragazza, è veramente meravigliosa, è profumatissima e vi lascia i capelli morbidi e setati. Di questa maschera ne vado pazza. Poi ancora come prodotto per i capelli ho questo qui, che in pratica è un prodotto che va a proteggere, sempre che contiene all'interno la cheratina, va a proteggere, a rinforzare i capelli danni, anche Viaggiati. se a me piace utilizzarlo sui capelli asciutti per fare la coda. Poi vi farò un video di com'è utile questo prodotto per farvi una coda pazzesca, quindi state fuori tutto il giorno, vento, neve, i capelli vi rimangono perfetti. E poi questo spray sempre all'argan è molto molto profumato, da spruzzare sulle punte prima di passare la piastra. Quindi oltre a questo c'ho anche, che è l'olio di argan, ho anche questo prodotto qui di Franc Provost, che serve anche a proteggere i capelli prima di fonarli o di passare la piastra. Poi, come ultimo prodotto, trovate il mio deodorante della Breeze, Donna 205, che è un deodorante molto molto buono, mi piace molto la fragranza. Bene ragazze, questo è il mio primo video tag su cosa c'è nella mia doccia. E nella vostra doccia cosa c'è? Sarebbe bello se sotto questo video mi postaste i vostri per scambiarci un po', anzi curiosare un po' su cosa c'è nella vostra doccia. Bene, per oggi è tutto, un bacio grande, ci vediamo presto. Ciao!